Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Al momento di registrare questo speciale è sabato 26 novembre e in questo preciso momento si sta svolgendo la 56esima Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara e siamo collegati con i padiglioni di Pescara Fiere, dove c'è per noi Ottorino Odoardi della locale sede dell'Associazione Radioamatori Italiani, insieme a due ospiti, Luciano Cilli, radioamatore responsabile dei convegni della fiera, e Alberto Rubinelli, ingegnere responsabile della Fondazione Museo del Computer di Biella. Buongiorno Ottorino. Buongiorno Dario. Ecco, innanzitutto come sta andando questa fiera? C'è molto pubblico? La fiera sta andando bene dal punto di vista del pubblico. Fortunatamente dopo, diciamo, la pandemia, questa è la prima fiera fuori dall'emergenza pandemica, c'è stata una ripresa di affluenza, giustamente limitata dalle restrizioni governative nella scorsa edizione. E quindi diciamo c'è pubblico, ci sono anche espositori, c'è materiale, le persone insomma sono contente soprattutto di aver avuto l'occasione di rincontrarti e magari anche di fare acquisti in fiera. Ecco, diciamo che la parte da leone di questa fiera, al di là, diciamo, della partecipazione, ho visto un nutrito numero di espositori, c'erano soprattutto questa mattina, stiamo registrando che è sabato, dei convegni molto interessanti. Vogliamo già passare la parola ai tuoi interlocutori, non lo so, dimmi. Sì. Allora, ci sono stati due convegni molto interessanti questa mattina. Vi passo Luciano, che è stato il curatore della rassegna dei convegni. Luciano, ci puoi parlare dei due convegni di questa mattina? Buongiorno, stiamo parlando con Luciano Cilli. Ci racconti un poco come è andata la storia dei convegni, no, che c'erano stamattina, da dove partiamo? Sì, buongiorno, Luciano Cilli, Italia Whisky 6 November Papa Kilo. E praticamente tra tutti i convegni che ci sono stati questa mattina e quelli che ci saranno oggi nel pomeriggio, i convegni, praticamente c'è stata l'importanza della radio e dei radioamatori nelle operazioni di soccorso, partendo dal dirigibile Italia, dal recupero del dirigibile Italia, dove l'uso dei radioamatori praticamente è stato fondamentale per il recupero dei superstiti sul park, ai soccorsi al giorno d'oggi, praticamente per tutto quanto quello che riguarda la parte tenuto da Claudio Berrettoni. Praticamente, ecco, diciamo che è un argomento che torna fortemente di attualità. Sappiamo l'impegno dei radioamatori nel campo della protezione civile e purtroppo, esatto, in questi giorni c'è
stato l'episodio di Casamicciola 9, dove purtroppo diciamo un torrente di fango ha investito la frazione di Ischia. Ecco, diciamo, naturalmente è sempre molto importante la partecipazione dei radioamatori nel campo della protezione civile. In sostanza voi avete fatto proprio un retro storico dall'inizio ad oggi. Sì, esattamente, è stata fatta una ricostruzione tra il primo soccorso in assoluto avutosi tramite un radioamatore russo che è riuscito a ricevere il ricetrasmettitore ondina a batterie praticamente che avevano sul dirigibile Italia sul PAC, e ai tempi nostri all'uso dei radioamatori e l'utilizzo dei radioamatori in caso di emergenza. Successivamente c'è stato un altro convegno sulla DATV, Digital Amateur Television, che sarebbe praticamente uno strumento che noi radioamatori utilizziamo anche in caso di soccorso, ma praticamente lo utilizziamo sia a livello terrestre che a livello satellitare, quindi abbiamo il nostro satellite a disposizione a 38.000 km che praticamente ritrasmette il nostro segnale su tutta la Terra, diciamo sulla maggior parte, su un terzo della faccia della Terra visibile da questo satellite. Diciamo che questo è un argomento, questo poco conosciuto ai non addetti ai lavori. Se non ricordo male, in passato i radioamatori sono stati i primi a sperimentare, no, la trasmissione del telefax con le onde corte. Sì, questa sì. TV radioamatoriale invece è un'evoluzione. Questa TV radioamatoriale in sostanza va sempre, usa le VHF o le onde corte, Luciano? Allora, questo standard digitale si può usare più o meno su tutte le bande, è nato sulle microonde, poi è sceso fino alle UHF, VHF, e ultimamente si stanno facendo esperimenti a 29 MHz, quindi al confine tra le HF e le VHF. E oggi qui uno dei relatori era Filippo Cassone, Italia Zulu 5 Tango Eco Papa, che si sta attrezzando per fare un collegamento con l'Inghilterra a 29 MHz, ma soprattutto quest'estate ha ottenuto il record di distanza in UHF. E insieme a lui c'è Luigi D'Arcangelo, Italia Zulu 7 Papa Delta X-Ray, che è un autocostruttore incallito e ha presentato tutti i suoi apparati. Infatti, molto interessante. Infatti oggi era in programma anche una gara di autocostruzione, no? Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Diciamo che forse non tutti sanno che i radioamatori in larga parte, al di là del fatto che ci sono delle grosse marche costruttrici di ricevitori e di trasmettitori, ma buona parte delle apparecchiature i radioamatori se le costruiscono da soli, no? Sì, c'era un altro radioamatore, Italia Whisky 6 Charlie Hotel Nancy, Alessandro, che ha portato le sue apparecchiature autocostruite anche alla gara e ha ricevuto anche un premio per questo, apparecchiature per la DATV. E cioè, abbiamo una postazione che collega sempre in DATV, quindi in televisione a scansione veloce, il satellite Oscar 100 che è in orbita geostazionaria e quindi è visibile, fatto tutto qui a terra con apparecchi autocostruiti, è visibile il segnale inviato e ricevuto. Ecco, chiaramente nella conversazione ve ne sarete accorti, era subentrato di nuovo Ottorino Odoardi. Ecco, Luciano Cilli, vedo che nell'ordine di importanza sono tutti quanti, diciamo, molto interessanti i convegni che erano in programma stamattina alla Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara. C'erano anche molti degli argomenti molto interessanti, tra cui ancora anche la radio nelle scuole, c'erano gli esami per la missione all'Associazione dei Radioamatori Americani. E credo sempre presente il discorso delle radio d'epoca, no? Nella fiera di quest'anno, 56esima fiera del radioamatore, ci sono praticamente diverse sezioni, ognuna dedicata a un proprio specifico settore, tra sia le radio moderne praticamente di ultima generazione, sia la presentazione di nuovi sistemi di comunicazione digitali, analogici, e la spiegazione da che cosa veniamo a cosa, dove andremo a finire praticamente attualmente con le radio. Ha la possibilità di acquistare sia radio nuove che usate, anche radio d'epoca qui
in fiera. Non solo per le radio d'epoca, ci sono anche stand che offrono valvole e componenti, condensatori, resistenze, potenziometri di ricambio per rimettere a posto. Così chiariamo agli ascoltatori che nel frattempo è intervenuto Ottorino Odoardi, identificati quando entri in conversazione, se non si capisce molto bene. Ecco, vogliamo presentare anche l'altro interlocutore di questa trasmissione, Ottorino? Sì, l'altro interlocutore è Alberto Rubinelli. Alberto è il responsabile della Fondazione Museo del Computer. La Fondazione Museo del Computer è un ente no profit che si occupa di raccogliere informatico per preservarlo dall'oblio e quindi mostrarlo alle nuove generazioni. La Fondazione Museo del Computer ha pezzi di interesse notevole, interesse storico notevole. Alberto, allora, ci puoi dire qualcosa? Alberto Rubinelli, salve e benvenuto in trasmissione. Dario, buongiorno. Diciamo che il discorso dei radioamatori con il computer è sempre molto importante, non a caso in questo periodo si sente parlare molto di intelligenza artificiale, no? Sì, assolutamente. Comunque noi abbiamo anche dei sistemi abbastanza legati a questo mondo, perché ad esempio abbiamo tutto il sistema di controllo sia radio che radar dell'aeroporto Marco Polo di Venezia degli anni 70-80. Conserviamo non solo computer ma anche tutto quello che riguarda applicazioni del computer. Abbiamo ad esempio una TAC, diagnostica medica, degli anni 70, e abbiamo tutta una serie anche di apparecchiature inerenti comunque al mondo dell'elettronica. Spaziamo dagli anni 60 per quanto riguarda l'elettronica, prima abbiamo solo meccanica, ad arrivare ai giorni nostri. Ecco Rubinelli, cosa possono fare i nostri ascoltatori per visitare questo museo? Sì, assolutamente, il museo si trova nei pressi di Biella ed è possibile visitarlo o nelle giornate in cui organizziamo eventi, oppure su richiesta, su appuntamento organizziamo delle visite che sono sempre guidate. Una visita dura circa 3 ore, questo per dare un'idea della dimensione. Abbiamo più di 12.000 pezzi in un'area di 4.000 metri quadri. Ed Alberto Rubinelli, responsabile del Museo del Computer di Biella, ripassiamo di nuovo a Ottorino Odoardi. Eccoci Dario. Ecco Ottorino, allora naturalmente siamo in un periodo che prelude alle feste natalizie, diciamo ancora ora siamo in tema di Black Friday, c'è spazio anche naturalmente per fare gli acquisti per quanto riguarda i radioamatori, sicuramente si lanceranno in acquisti. Beh sì, allora se vogliamo siamo stati degli antesignani del Black Friday, perché questa fiera storicamente è alla 56esima edizione, abbiamo saltato solo quella del 2020 a causa della pandemia, si è sempre svolta nell'ultimo weekend di novembre. Quindi diciamo che avendo iniziato 57 anni fa, possiamo anche dire che tutto sommato il Black Friday l'abbiamo inventato prima degli altri, però effettivamente questo effetto natalizio gli espositori ce l'hanno sempre confermato, si è fatto sempre sentire, cioè c'è una propensione più spinta a fare acquisti, anche se sono acquisti di settore, però sì. Ecco, diciamo, sappiamo che chiaramente tutto quello che si può trovare in una fiera come questa, soprattutto c'è surplus, ci sono le radio d'epoca, l'abbiamo detto, c'è stato anche spazio per l'editoria specializzata a Torino? Ci sono due espositori molto qualificati di editoria specializzata per l'elettronica e la radio in generale, e hanno uno stand nutrito di pubblicazioni. Bene, io direi di concludere qui questo collegamento con i padiglioni di Pescara Fiere, mentre si sta svolgendo proprio il 26 novembre, stiamo registrando la 56esima mostra mercato nazionale del radioamatore. Ecco Ottorino Odoardi dall'altro capo del telefono con i suoi ospiti, hai qualche altra cosa da aggiungere? No Dario, grazie a te per averci chiamati durante la manifestazione, ti salutiamo. Un saluto, grazie, buon musica. Un saluto a tutti. Grazie NPK Luciano, ciao, grazie per tutto. Bene amici, e fin qui il nostro speciale dedicato alla 56esima Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore, svoltasi nei padiglioni di Pescara Fiere. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La crisi di disponibilità di semiconduttori prosegue, nonostante analisti e aziende vedessero nei mesi scorsi segnali di ripresa. La pandemia che ha portato le fabbriche cinesi a chiudere, l'inflazione e l'instabilità economica continuano a tenere vivo un problema che i produttori devono affrontare. Per questo Samsung ha deciso di lanciare all'interno della divisione Device Solutions Business una nuova unità di ricerca per analizzare il mercato globale dei chip e valutare nuove vie di investimento. Proprio l'azienda sudcoreana aveva perso, nel terzo trimestre fiscale dell'anno, il primo posto nella produzione di semiconduttori, sorpassata da Intel. Attualmente, Samsung Group ha diverse organizzazioni di ricerca, tra cui Samsung Research, gestita da Samsung Electronics per lo studio e lo sviluppo di tecnologie avanzate, Samsung Securities Research Center e Samsung Global Research. La carenza di semiconduttori ha portato le aziende che si riforniscono da Samsung ad effettuare meno ordini e a rallentare la produzione, con la conseguenza di un eccesso di rimanenze in magazzino di altre componenti, come le memorie, che assieme ai chip servono per la costruzione di dispositivi tecnologici. Non a caso, il business delle memorie di Samsung nel terzo trimestre ha subito un calo del fatturato del 14% su base annua. La divisione Samsung Semiconductor ha comunicato che la situazione potrebbe non migliorare il prossimo anno anche approcciando nuovi settori, come quello dei server e dei data center, che pure necessitano di hardware aggiornato per dar seguito alle esigenze di aziende ed enti. Laptops for Ukraine prende il via la nuova iniziativa lanciata dalla Commissione Europea e da Digital Europe, l'associazione che rappresenta l'industria tech dell'UE, insieme al Ministero Ucraino per il Digitale, per raccogliere e donare laptop, smartphone e tablet per sostenere scuole, ospedali e amministrazioni pubbliche nelle regioni ucraine più colpite dalla guerra. Lo ha annunciato una portavoce dell'esecutivo UE nel corso del consueto briefing quotidiano con la stampa. Le autorità ucraine, spiega Bruxelles, hanno identificato i computer portatili come una delle necessità più urgenti del momento. Gli insegnanti hanno bisogno di laptop per continuare a insegnare e 5.000 scuole nelle regioni colpite dalla guerra hanno bisogno di dispositivi digitali per garantire che 200.000 alunni possano continuare a studiare. Servono poi molti più dispositivi per infermieri, medici e pubblica amministrazione. L'iniziativa è aperta a tutti e le donazioni possono avvenire tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE, la sede di Digital Europe in Belgio e altri punti di raccolta che saranno presto aperti in tutta l'UE. Allarme dell'osservatorio internet di Stanford su Twitter: spam e pornografia oscurano le proteste in Cina. Valanga di tweet spam che mostrano contenuti porno. Annunci di escort e giochi d'azzardo stanno oscurando la protesta anti-pandemia dei cinesi. L'ondata di questi contenuti, bot, cioè fatta in automatico da alcuni profili, si presume legati al governo, coincide con un'ondata di proteste senza precedenti che sta attraversando le principali città del paese negli ultimi giorni. E l'allarme lanciato dallo Stanford Internet Observatory, che ha condotto un'analisi, stima, ad esempio, che oltre il 95% dei tweet con il termine di ricerca Pechino provenga da account spam che diffondono informazioni di questo tipo. Messaggi che superano di gran lunga qualsiasi tweet sulle proteste. A causa della censura cinese, molti cittadini stanno usando le VPN per accedere ai servizi internet e ai social media come Twitter e Telegram per organizzare le proteste. Tanto che, come riferisce il sito TechCrunch, Twitter è balzata negli ultimi giorni tra le app più scaricate. Ma la quantità di spam rende più difficile trovare informazioni legittime e utili sulle proteste e ha anche un impatto sugli utenti al di fuori della Cina che stanno cercando di ottenere informazioni sul campo riguardo gli eventi. L'ondata di spam su Twitter coincide con i molteplici licenziamenti avviati da Elon Musk dopo l'acquisto della società, licenziamenti che hanno avuto un forte impatto anche sul team sicurezza. Proprio in questi giorni un monitoraggio condotto dalla Commissione Europea su piattaforme internet e social ha evidenziato che c'è un rallentamento dell'azione di contrasto ai contenuti d'odio, con Twitter che ha peggiorato le sue performance. Elon Musk sta pianificando di espandere il limite di caratteri di Twitter dagli attuali 280 fino a 1000 caratteri. Non lo ha fatto con un annuncio diretto, ma, come di consueto, rispondendo sul social alla domanda di un utente e, nella lista delle cose da fare, ha detto, alcuni giorni dopo aver acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, Musk ha dichiarato di essere disponibile a consentire agli utenti di pubblicare tweet e video più lunghi. Precedentemente il neo proprietario della piattaforma aveva scritto, buona idea, ad un utente che ha suggerito al social di fissare il limite di caratteri sui tweet a 420, invece di 280. Twitter è nato con 140 caratteri, poi passati a 280 nel 2017. Il limite dei caratteri sui tweet ha sempre generato dibattiti tra gli utenti, divisi tra chi li vuole più asciutti e chi vorrebbe più spazio per scrivere. Da quando ha comprato il social, Musk ha ventilato diverse modifiche. La più consistente è il lancio di Twitter Blue, un servizio in abbonamento che addebita agli utenti $8 al mese per la spunta blu, la possibilità di pubblicare video più lunghi, vedere meno
meno annunci e avere la priorità con i post. Dovrebbero arrivare anche la spunta oro e grigio per aziende e istituzioni. Una mossa per diversificare i ricavi della società che al momento si basano prevalentemente sulla pubblicità. Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.